buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui, nonostante sia domenica appunto di aprile, immagino voleste fare altro, però l'urgenza è tale e soprattutto manca una settimana all'appuntamento del 17 aprile. Spesso si è detto appunto che il referendum del 17 non servirà alle aree interne di questo territorio, forse non servirà neanche per quanto riguarda le trivellazioni a mare. Diciamo che però quello che emerge in questa campagna che ha accompagnato il referendum del 17 aprile è soprattutto il senso di ricatto a cui giustamente faceva riferimento Rossella, cioè il fatto, il continuo ricatto della politica, il ricatto morale dei posti di lavoro, del posto fisso, delle royalties, del benessere. E questo discorso non vale soltanto per il petrolio, questo discorso vale per tutte quelle attività particolarmente impattanti, come possono essere considerate impattanti anche le eoliche da 60 megawatt, che in alcuni casi vengono poste in altezza, in totale sfregio di tutte le regole, ma anche del buon costume, proprio ai margini della strada. Ecco, io mi sono trovata a raccontare queste storie, a raccogliere insomma, le ansie, i dubbi, le aspettative dei contati. Mi sono ritrovata a raccogliere anche le posizioni del mondo scientifico, del mondo politico, ed ecco, soprattutto dal mondo politico sono arrivate in qualche modo le affermazioni più, potremmo dire, inquietanti. Perché, vedete, quello che viene fuori, tanto dal permesso Lusco, quanto dalla questione Olico in Altervina, quanto dalla questione isochimica, come dall'inquinamento della Valle del Sabato, appunto, come in tante altre aree della nostra Irpinia, è il fatto che gli amministratori locali vengono considerati in qualche modo come il baluardo, in qualche modo, i rappresentanti massimi delle aspirazioni territoriali e delle loro vocazioni. Forse in questo c'è un minimo di errore da parte nostra, un errore nella concessione di quella che ho sempre definito una delega in bianco alla politica. Però dall'altro lato c'è tutto un sistema che non può essere, non può non essere definito come connivente, perché quando appunto è nato il permesso Nusco, ad esempio, ed è nato nel 2002, quando si trattava di dover redigere la valutazione di impatto ambientale, ecco, necessariamente gli uomini della Italmin allora, poi successivamente della COGEIT, hanno dovuto fare riferimento alle amministrazioni locali, hanno dovuto recepire atti, documentazioni, e noi di tutto questo non abbiamo saputo nulla fino al 2010. E allora la mia domanda è: ma se questi progetti sono così importanti per i nostri territori, se c'è la convinzione anche minima che questi progetti potessero portare a uno sviluppo del territorio, allora perché non li hanno condivisi con i cittadini? Perché quando è arrivato l'eolico a Bisaccia, in Altervina e non solo, tutte le scelte sono state in qualche modo calate dall'alto? E perché oggi, laddove c'è già un insediamento eolico, una serie di insediamenti eolici abbastanza importanti, questa provincia produce più del 7% del fabbisogno energetico nazionale. Se uniamo a questi dati del Fordore ci rendiamo conto che la Campania è la terza regione per la produzione di energia eolica in questo paese. Ebbene, laddove uno scempio in qualche misura si è già consumato, io mi domando anche perché, questi sono dati che emergono, gli amministratori non chiedano il rispetto di quelle convenzioni che comunque hanno legato loro le mani e i piedi con i signori dell'eolico e non solo con loro. Perché non richiedere appunto il rispetto e il versamento di quelle royalties che potrebbero servire i comuni dell'Altervina, che a me non piace definire abbandonati da Dio e dagli uomini? Ma vi assicuro che se vi trovate sulla statale tra Macedonia e Monteverde avete paura, c'è una strada completamente dissestata che è stata aggiustata soltanto per favorire gli insediamenti eolici. Davanti a tutto questo, è vero, c'è stato un silenzio colpevole forse prima di tutto dei cittadini, poi forse anche di larga parte del mondo della stampa, perché ancora oggi si finge di
non sapere quale sia il problema. Ancora oggi si tende ad esultare quando De Luca ci promette la moratoria, quando De Luca ci promette il referendum, e poi a distanza di tempo, e noi l'avevamo scritto il 29 settembre che De Luca non aveva convinto, peraltro non si era neanche presentato in consiglio regionale, ma di fatto quelle dichiarazioni di voto non potevano convincere effettivamente, da cui poi è emerso anche un senso profondo di impreparazione dei consiglieri regionali sulle vicende interne della Campania. Molti non sapevano che c'erano appunto permessi anche nel Vallo di Diano o nel Sannio, giustamente si parlava di trivellazione di Irpinia, per nessuno era come dire tutto, in realtà non è proprio così. Ecco, forse noi siamo ancora troppo legati a queste dinamiche, delle promesse, delle deleghe, a quelle dinamiche che molto spesso ho definito della 219, noi siamo troppo piegati, ripiegati su noi stessi, ed è l'invito che vorrei fare a tutte le persone che ringrazio di essere venute, a tutti i comitati che sono qua presenti, è di andare a provare a fare un salto di qualità e andare al di là di questo, andare al di là della promessa. Se oggi ci viene promesso un PEAR, io dico, non aspettiamo che siano loro a redigerlo, probabilmente non ne hanno neanche le competenze. Probabilmente larga parte degli accordi che già hanno fatto attraverso l'istituzione del Forum delle Energie, questo nel lontano 2009 con società come Eterna e molte altre, ci dicono che loro delle decisioni le hanno già prese, e io penso che laddove c'è ancora invece la possibilità di riappropriarci del futuro, visto che si parla appunto, si celebra questo futuro, ecco, noi dobbiamo coglierla innanzitutto come territorio e venire fuori da una mentalità della delega in bianco. Grazie.